Tutti benvenuti a questo evento online organizzato dal Centro Studi Politica Internazionale, l'Osservatorio sulla Turchia, proprio per parlare di Turchia tra nazionalismo, identità e ideologie, nell'occasione della pubblicazione del libro del professor Michelangelo Guida, che è in inglese, pubblicato da Orion. Quindi, prima cosa, ringrazio il Centro Studi Politica Internazionale per aver organizzato questo evento e che ci dà l'occasione anche di parlare di Turchia, magari in maniera un po' diversa rispetto alle cronache che leggiamo spesso. Ovviamente io sono Tiziana Di Simone, sono una giornalista e magari sono abituata, guardando sui quotidiani, a leggere di questi periodi, soprattutto la Turchia, per le cronache che riguardano i migranti, molto spesso. Nel 2021 mi sembra che la Turchia sia arrivata più che altro agli onori della cronaca. Ci torna in mente il divano gate, se così ci piace, quando Erdogan ha ricevuto le alte cariche dell'Unione Europea e la Ursula von der Leyen non ha trovato una sedia. Non voglio entrare nel merito, è solo per ricordare che sui giornali italiani, almeno parlo dei giornali italiani ovviamente, leggiamo di Turchia soprattutto per questi anni, più ovviamente sempre in quei giorni, quelle del divano gate ad aprile, la dichiarazione del nostro presidente e del consiglio che diceva che Erdogan è nella schiera dei cosiddetti dittatori utili, quelli di cui comunque dobbiamo con i quali dobbiamo interfacciarci, perché ricordiamo, la Turchia non è che la possiamo dimenticare, è questo ponte tra Oriente e Occidente, è un paese della NATO, un paese che ha guardato per decenni all'ingresso dell'Unione Europea. E proprio quindi da questa cronaca io invece vorrei fare dei passi indietro, grazie al libro del professor Guida, che ricostruisce appunto in qualche modo dal tardo impero ottomano fino ad oggi la politica, quindi guardando un po', facendoci la storia, ma quello che io ho capito è che lei ha fatto un po' lo slalom tra storia, politica, cercando di superare le ideologie. Allora, professor Guida, ci faccia capire dov'è che ci vuole portare con queste oltre 350 pagine, che è un po' un manuale, ma magari può anche essere utile, un manuale universitario, ma può essere utile proprio per capire questa attualità che io ho super sintetizzato. Grazie Tizia. Vorrei anche un secondo. Ecco, giusto per facilità, per seguire un po' più facilmente le cose di cui parlerò. Sì, effettivamente è un manuale abbastanza grosso, sostanzioso. Però prima di parlare un po' di questa mia pubblicazione, vorrei subito ringraziare il CESPI per avermi dato la possibilità di discutere con voi e tutti i partecipanti di questo webinar di Turchia, appunto, del mio libro Turkish Politics. Un ringraziamento particolare va a Valeria Giannotta, che mi ha sempre aiutato e sostenuto e si è fatta anche promotrice di questa iniziativa. Io quando ho iniziato a insegnare ad Istanbul nel 2005 mi sono subito accorto che mancava un manuale da poter consigliare ai miei studenti. Io da anni mi occupo appunto di pensiero politico qui in Turchia. Ora, un manuale manca in inglese, che è la lingua di insegnamento adottata dalle due università con le quali ho lavorato fino ad oggi, ma stranamente anche in turco. Quindi, per aiutare i miei studenti, ho iniziato a prendere appunti e distribuire questi appunti. E 2 anni fa, però, ho capito che avrei dovuto ampliare insomma, che dovevo ampliare questi appunti, perché c'era assolutamente bisogno non solo di un manuale
di storia politica, ma anche un'introduzione agile per chi fosse interessato a orientarsi un poco nel garbuglio della politica contemporanea turca. Tiziana ricordava insomma un po' diciamo, il Sofagate o aspetti che appaiono nella stampa italiana, però appunto la politica, per capire anche il Sofagate, bisogna capire bene anche la politica contemporanea turca. Il mio ritardo, però, appunto, è iniziato nel 2005, però comunque, insomma, c'è stato un ritardo, nel produrre questo lavoro e questo ritardo è dovuto a due pensieri che mi hanno, tediato a lungo. Il primo è che un non turco che scrive di politica, turca. E in realtà tutto nasce dalla scelta del mio preside di allora di affidarmi la classe di storia politica turca, che è stata una scelta coraggiosa che mi ha costretto ovviamente a lavorare ancora di più e cercare di documentarmi quanto più è possibile. E se all'inizio, nei primi anni, parlando di argomenti alle volte scomodi, alcuni studenti mi dicevano: beh, lei no, non può capire, no? Perché lei è uno straniero. Poi sono state alla fine, dopo molti anni, le parole del mio editore mi ha detto: se non lo pubblico a lei questo libro, non lo pubblica mai nessuno, e quindi ho ricevuto un importante incoraggiamento. Poi c'è stata un'altra scelta, che è stata quella di stampare questo libro in inglese e stamparlo qui in Turchia, che non è stata una scelta facile, perché questa scelta ha avuto anche una conseguenza di un editore un po' più limitato, mentre invece un editore americano o britannico avrebbe aiutato a creare un testo molto più sofisticato. Però questa mia scelta era dovuta al fatto che i primi beneficiari del libro sarebbero dovuti essere i miei studenti e con la crisi della lira turca, magari forse dopo ne possiamo parlare, sarebbe stato impossibile acquistare un libro dall'estero, giusto per fare un esempio con la realtà quotidiana, che insomma il mio libro oggi costa più o meno 7 euro in Turchia, che comunque è un bel gruzzolo per uno studente turco. Insieme a questi due imbarazzi, durante la stesura del testo ho dovuto affrontare e superare delle problematiche abbastanza importanti. La prima è che non esiste un manuale, ma non esiste neanche uno studio sistematico delle ideologie dei movimenti politici turchi, né in turco né in inglese. Ad esempio, l'islamismo, che è il mio primo interesse delle ideologie turche, è stato molto studiato negli anni 90 e con l'emergere dell'Akparti all'inizio del 2000, degli anni 2000. Eppure non esiste ancora uno studio sulle origini che ne spieghi le radici storiche, culturali e sociali. Allo stesso tempo, no, manca uno studio sul conservatorismo che ne è un po' il precursore, ma che va distinto dall'islamismo. Ed è il conservatorismo al centro della politica turca. I maggiori partiti della storia democratica si rifanno proprio a questa corrente di pensiero e sono organizzati in grosse coalizioni di centro-destra che includono anche diverse anime del nazionalismo e appunto dell'islamismo turco. Dunque il Democrat Party degli anni 50, la Dalet Partisi degli anni 60 e 70, l'ANAP degli anni 80, ma anche l'AK Party appunto dopo il 2002, si rifanno tutti a questa corrente di pensiero e ne riproducono anche tutte le sue contraddizioni, di cui magari potremo parlare dopo. E a questa dottrina appunto dedico 4 capitoli. La difficoltà dello studio delle idee politiche deriva anche dalla polarizzazione del sistema politico turco. Questa polarizzazione si riflette sullo studio del pensiero e dei movimenti politici che sono studiati spesso o in forma di apologia o di denigrazione, senza il necessario distacco per una seria riflessione. Io ho cercato di mantenere le debite distanze di sicurezza da tutte queste ideologie e movimenti politici, facendo per quanto è possibile un'analisi critica e obiettiva. Ora, giusto per darvi un esempio, spesso si parla di conservatorismo in Turchia facendo un'equazione
di questo tipo. Edmond Burke sta alla rivoluzione francese come i conservatori turchi stanno alla rivoluzione kemalista. Questa descrizione è fortemente ideologica e fuorviante. Infatti riprende l'immagine del riformismo radicale, di cui pure si parla nel libro, di una società divisa tra progressivi moderni e bigotti tradizionalisti. Questa visione dimentica infatti che i conservatori, quelli europei, ma soprattutto quelli extraeuropei e turchi in particolare, non sono antimoderni, ma si collocano in parallelo alla modernità. In Turchia i moderni conservatori sono stati quelli che più di altri, coscientemente o inconscientemente, hanno contribuito alla trasformazione e alla modernizzazione della società turca. Inoltre, coloro che così semplicisticamente fanno questa equazione dimenticavano che le idee politiche in Turchia e in Gran Bretagna sono emerse in contesti molto diversi. La Turchia è un paese non europeo che ha sofferto delle pressioni dell'imperialismo europeo. Il pensiero politico ne è stato fortemente influenzato dall'imperialismo. Anche le diverse anime della sinistra in Turchia, che ha conosciuto pochi successi elettorali, ma che hanno avuto grande popolarità tra gli intellettuali e i movimenti studenteschi, sono pochissimo studiate in modo equilibrato. Io ho cercato anche in questo caso di aiutare il lettore a districarsi nella galassia della sinistra turca, per quanto possibile ricostruendo la storia di questa ideologia, seguendone le espressioni principali, così come le ragioni che hanno impedito al socialismo di svilupparsi, nonostante le enormi disuguaglianze sociali ed economiche del paese, diciamo, per tutta la sua storia repubblicana. E in modo simile mi sono voluto chiedere perché il liberalismo, che ha avuto diverse espressioni, non sia mai riuscito a svilupparsi in questo paese. Anche qui l'idea dominante di Stato centralizzato e totalitario, ma anche la disputa sulla religione e l'identità hanno fatto in modo che gli intellettuali liberali non si siano mai potuti esprimere liberamente e abbiano avuto grandi difficoltà ad assumere delle posizioni critiche contro i movimenti conservatori, che hanno sì lottato contro lo Stato centralizzato e i militari, per esempio, ma poi hanno assunto molte delle caratteristiche dello Stato contro cui lottavano. Ancora, il nazionalismo, che fa parte del titolo di questo nostro incontro, fa parte di quelle ideologie che dal mio punto di vista sono un po' neglette, nel senso che, nonostante la vasta letteratura, non c'è un quadro teorico che riesca a illustrare bene il nazionalismo. Ovviamente qua non mi riferisco al nazionalismo curdo, che tuttavia che è presente anche in un capitolo del mio libro. Ora, a molti è sembrato, il capitolo sul nazionalismo turco è sembrato inopportuno, però comunque senza dubbio che anche il nazionalismo turco sia parte della vita politica turca da molti decenni, sia nella sua espressione illegale, quindi quella legata al terrorismo, ma anche nella sua espressione legale, legata a tutti quei partiti che sono emersi a partire dagli anni 90. Invece il nazionalismo turco, che ha le sue origini alla fine del XIX secolo, ha assunto diverse espressioni, sia a destra che a sinistra, posizioni molto spesso contrastate e contrapposte l'uno all'altro. Ed ecco perché si parla di nazionalismo più volte, almeno in quattro capitoli del libro. Ora, il nazionalismo turco è molto interessante perché è l'ultimo dei nazionalismi emersi dai Balcani e nel Medio Oriente. E nonostante il fatto che gli autori turchi amino definire il proprio passato come straordinario e ineguagliabile, un'altra di quelle miti che ho cercato un poco di sfatare, perché in realtà anche i movimenti nazionalisti turchi sono molto simili ai movimenti, per esempio, dei Balcani o del Medio Oriente. E per esempio faccio l'esempio della Grecia, che per esempio ha avuto grandi difficoltà
nel riformare la propria lingua. Per un periodo anche più lungo della Turchia ha sofferto della diglossia, appunto, termine greco. Ora non ho voluto tediare troppo il lettore con aspetti tecnici, ma nelle 8 sezioni tra i capitoli ho cercato rapidamente di riassumere alcuni aspetti fondamentali che sono necessari per capire un poco meglio la politica contemporanea turca, quindi sezioni dedicate alle geotrali, le relazioni tra militari e civili, la società civile, i media, o per esempio anche i movimenti femministi, che sono molto interessanti. Qui manca probabilmente una sezione sulle minoranze, sia etnica etniche che religiose, ma mi ripropongo di aggiungerla nella seconda edizione. Infatti, visto il panorama politico sempre in continuo cambiamento, in continua evoluzione, con l'editore c'è l'accordo appunto per un libro dinamico che possa essere aggiornato, eventualmente che possa correggere i propri errori. Ora, giusto a conclusione di questo mio primo intervento, purtroppo la presentazione non è andata bene, ma se avete modo di vedere la copertina del libro, la copertina riproduce, grazie Valeria, riproduce parte della prima pagina dell'opuscolo, che in realtà è anche alle mie spalle, del Democrat Party, stampato in occasione delle elezioni del 1956. Questa illustrazione mi sembrava particolarmente significativa perché simboleggia un po' le contraddizioni della politica turca, che ho cercato di illustrare, anche di capire nel mio libro. In primo piano ci sono Celal Bayar e Adnan Menderes, politici conservatori, ma provenienti dalle file dei kemalisti moderati, profondamente laici, ma che hanno favorito appunto il ritorno sulla scena pubblica della religione. Odiatissimi dalla sinistra, mentre invece sono idolatrati da conservatori religiosi. Dietro di loro ci sono fabbriche moderne, ma anche per esempio Aya Sofia, un simbolo antico però di una tradizione reinventata proprio nel loro periodo al potere. A sostenerli invece diverse famiglie, contadine, operaie, borghesi, che in realtà intendevano e continuano a intendere la politica in maniera molto polarizzata, e la loro identità così diversa. Tiziana, a questo punto io mi fermerei perché per non. Sì, grazie Michelangelo Guida, professore, per averci inquadrato il libro Turkish Politics che siamo qui a presentare online con tutti i nostri ospiti, che forse ricordo, visto che all'inizio non l'ho fatto, cioè il professor Fabio Grassi, associato di storia dell'Europa orientale all'Università di Roma, l'ambasciatore Carlo Marsili, che per anni appunto è stato ambasciatore proprio in Turchia, e poi Valeria Giannotta, che Michelangelo Guida ha salutato prima, e che è la direttrice dell'Osservatorio Turchia del Centro Studi Politica Internazionale. Io per cercare anche di seguire un filo rosso che ci siamo dati, visto che tanti aspetti del libro del professor Guida, come ho detto anche all'inizio, partono proprio anche dalla storia, oltre che dalla politica e dai movimenti che ci ha descritto il professore, chiederei al professor Grassi di aiutarci a capire quali di questi periodi che sono descritti nel libro del professor Guida, a partire dalla fine dell'impero, praticamente verso la fine dell'impero ottomano, oggi sono importanti anche nella politica che vediamo portare avanti, almeno negli ultimi tempi, dalla Turchia di oggi. Quindi darei la parola al professor Grassi. Grazie, mi sentite? Benissimo. La sentiamo, Bene, professore, buon pomeriggio. bene. Ho fatto questa domanda con una certa trepidazione perché
perché volendo collegarmi dal mio computer mi sono scontrato con ostacoli imprevisti e incomprensibili. Allora, per fortuna ho il telefonino e dal telefonino ci sto riuscendo. Bene, allora buon pomeriggio a tutti e grazie per avermi invitato a partecipare alla presentazione di questo valido e opportuno libro. Sono contento di avere l'occasione di conoscerla, dottoressa Di Simone, e ho l'opportunità di rincontrare delle persone che conosco da un bel po' di tempo e che conosco e che stimo. Michelangelo Guida ha una produzione oramai ampia e anche estremamente accurata, attenta e di alta qualità. È veramente uno studioso che, come non turco, che però è profondamente calato nel contesto socioculturale turco, e è veramente tra coloro che sono massimamente in grado di dare informazioni ed elementi di giudizio seri ed equilibrati, che quindi dissipano delle visioni stereotipate. E se c'è un paese che ha bisogno di studiosi di questo genere, certamente è la Turchia. E quindi veramente devo fare i grati complimenti a Michelangelo e a quelli come lui che fanno un serio lavoro di studio e di analisi. Ora, la sua domanda è su, in fondo, quali sono certe invarianti della storia repubblicana, di quindi quasi un secolo oramai di storia. Ma direi l'invariante è il punto di partenza, e cioè il fatto che questa Turchia repubblicana emerge come conclusione di un processo cataclismatico, e la parola non è affatto melodrammatica, perché quello che succede tra il 1908 e il 1923 ha scarsi uguali nella storia umana. Basti pensare all'aspetto demografico e di quanto enormemente cambia il panorama demografico dei territori che costituiscono oggi la Turchia, la Repubblica di Turchia. E quindi nasce sulla base di accelerazioni e forzature della storia terribili, e nasce quindi con uno Stato che ha in qualche modo salvato una comunità e che sottopone questa comunità, che vuole riplasmare come nazione turca, a un processo estremamente intransigente, a una politica estremamente vigorosa di occidentalizzazione, a una cura da cavallo di occidentalizzazione. Alla base di tutto quello che è successo dopo c'è sostanzialmente questo. Evidentemente ci sono i prodromi di tutto questo, e il professor Guida ne parla accuratamente nella prima parte del libro. C'erano questioni che si conoscevano, c'era un'elaborazione intellettuale, c'è il tentativo di trovare la quadratura del cerchio, cioè della formazione di un corpo sociale moderno all'interno del vecchio impero. Tutto questo fallisce tragicamente. Anche in Turchia si ritiene che l'unica soluzione, l'unico modo di far quadrare il cerchio sia lo Stato-nazione. E quindi ecco che tutto, a mio avviso, nasce da questa forzatura, e quindi dalla tensione tra l'ideologia dello Stato e del gruppo dirigente che accetta, guida questo sforzo di occidentalizzazione, e
e il corpo sociale, la grande maggioranza del corpo sociale. Dietro di me vedete l'uomo che ha incarnato e ha concepito e finché ha vissuto ha imposto questo processo di modernizzazione forzata. Ed è l'uomo che aleggia tuttora largamente nel panorama politico-culturale della Turchia, è il convitato di pietra pressoché permanente, è l'uomo rispetto alla cui opera poi ci si divide più o meno chiaramente in Turchia, è l'uomo a cui si fa più o meno chiaramente riferimento, perché ovviamente quelli che lo esaltano possono apertamente parlare di lui, quelli che non lo esaltano possono parlare di una non meglio precisata mentalità degli anni 20 e 30, vero Michelangelo? No, correggimi se sbaglio, no, quindi c'è questa vaghissima espressione. E quindi qual è il problema? È che il recinto del sistema in Turchia per molto tempo è molto stretto. È un recinto che esclude tante parti reali della società. E quindi poi, nel momento in cui c'è il passaggio al pluripartitismo, c'è il problema di forze che debbono in qualche modo essere portavoci nel sistema di ambienti, di aree sociali, economiche, culturali che di per sé in realtà sono fuori dal sistema. E da questo punto di vista tutta un'area di quello che per comodità si può definire il centrodestra turco assolve a questa funzione fondamentalmente, perché è paradigmatico che il governo di Menderes con padrinaggio Bayar degli anni 50 è proprio quello che vara la legge di criminalizzazione dell'offesa alla figura di Ataturk, perché deve mostrare a piena adesione al sistema. Tutti sanno che però la sua grande base elettorale viene da coloro che in varia misura erano scettici, ostili, diffidenti, sconcertati rispetto a quello che il regime kemaliano e post-kemaliano aveva compiuto. Quindi c'è questo grande corpo sociale che solitamente si esprime tramite dei partiti, inizialmente il Partito Democratico e poi una serie di leader ancora meglio, che anche dopo la lezione della fine che aveva fatto Menderes, insomma si tengono sostanzialmente sul confine, quindi debbono fare continue manifestazioni di adesione al sistema e allo stesso tempo debbono far capire all'elettorato che in realtà loro non sono realmente così solidali con quel sistema, e tutto sommato riescono a farlo capire, tant'è vero che sono quei leader e poi quelle forze politiche che ottengono i risultati elettorali più chiari e convincenti. Abbiamo un preciso asse politico-culturale, che è quello Menderes, Demirel, Özal e Erdogan, che, mi correggerà se sbaglio l'amico Michelangelo, pesca sostanzialmente in un bacino elettorale che è abbastanza stabile. La Turchia è un paese con vicende estremamente tumultuose, ma ha anche queste forti
persistenze, queste forze invarianti. In realtà abbiamo un'area conservatrice, tradizionalista, religiosa e per certi versi con pulsioni antistataliste, che è quella in grado di produrre forti, chiare vittorie elettorali, governi monocolori, cose di questo genere. E un'area fedele alla linea che ha nel culto della figura di Atatürk, diciamo, l'elemento identitario primario, che invece solo raramente e in modo, come dire, imperfetto, riesce ogni tanto ad approdare al governo, e mai in una condizione, come dire, di grande forza. Per capirci meglio, Ecevit, quando arriva al governo, lo fa però con delle coalizioni piuttosto improbabili e quindi, tra l'altro, effimere. Ora, la questione è che quest'area esprime una insofferenza, una critica all'autoritarismo kemalista, però, e non lo dico con spirito polemico, pongo problematicamente, è comunque per un suo nucleo importante legato a una visione paternalista, in qualche modo autoritaria, carismatica della società. E quindi poi a volte si vede che la lotta è in qualche modo tra culture che hanno comunque delle pulsioni lideristiche, autoritarie, carismatiche. Perché bisogna dire che nei suoi ultimi anni certamente Menderes esprime questi aspetti di populismo autoritario. Sarebbe ingiusto dire che l'autoritarismo è un patrimonio dell'establishment kemalista duro e puro e basta. Magari fosse, vorrei dire, invece no. Infatti degli studiosi e dei commentatori così di area democratica spesso hanno detto che, insomma, o che si sia kemalisti fanatici o che si sia fanatici adoratori di Erdogan, c'è questa tendenza comunque diffusa a un'identificazione di tipo populistico tra una certa parte di corpo sociale e certi leader. E da tutto questo si può ben capire la difficoltà costante che hanno le forze politiche di orientamento liberal-democratico, che quindi evidentemente sono state sempre piuttosto minoritarie, non che in tantissimi altri paesi invece abbiano mietuto grandiosi successi elettorali, perché un altro paese con una flebile presenza cultura liberal-democratica, per esempio, è l'Italia della Prima Repubblica, è l'Italia dove il Partito d'Azione prende l'1,5%, quindi figuriamoci, tutto quello che dico non lo dico certo con chissà quale cipiglio, perché certe cose le sappiamo benissimo anche noi. Sono osservazioni oggettive e non polemiche. Questi, ecco, direi che sono gli assi portanti della politica turca, a cui si aggiungono appunto delle questioni identitarie forti, e qui mi ricollego a uno degli aspetti del titolo di questa di questa iniziativa, di questo webinar, e ovviamente quindi anche la questione delle tante anime comunitarie della Turchia, e ritornando a quello che ho detto, anime comunitarie che sono state quasi sempre fuori dal recinto, sono state tenute fuori dal recinto, delegittimate
e in qualche modo tenute in uno stato di minorità oppure anche apertamente represse. Da questo punto di vista, il primo decennio di Erdogan come quindi capo di governo è stato il decennio in cui, per dirlo in estrema sintesi, si è cercato di ricucire la frattura tra Stato e tutta una serie di parti della società, le famose aperture di quegli anni. È un processo che, per motivi che vanno analizzati, non voglio abusare della vostra pazienza, certamente però si è a un certo punto impantanato e quindi è un altro dei problemi che la Turchia ancora non ha risolto. Grazie. Allora, grazie professor Grassi per questo quadro che ci ha anche riportato, ovviamente, come lei in chiusura diceva, questi primi 10 anni di Erdogan, e quindi a guardare, finora abbiamo parlato di Turchia dalla parte, diciamo, vista dalla parte interna, più che altro per ricostruire i suoi movimenti politici, abbiamo dato un'occhiata a quello che è successo, grazie al libro del professor Guida, all'interno del paese in tutti questi, soprattutto negli ultimi 100 anni. Adesso la Turchia è però una protagonista, lo era a quel tempo e lo è in maniera diversa in quei 100 anni, e lo è ancora di più oggi, lo sappiamo, in quello scacchiere medio orientale, lo abbiamo visto con la guerra in Siria, lo abbiamo visto con la Libia, lo stiamo vedendo ormai da diversi anni, soprattutto dalle primavere arabe, quando appunto c'è stato questo quasi più volte Erdogan si è arrogato il diritto di essere il nuovo che diciamo riportava qualcosa di nuovo in quello scacchiere. Allora, ambasciatore Marsili, la storia interna del paese, quella che stiamo ricostruendo, incide in quale modo in quello che vediamo nella politica estera in particolare e sulla scena internazionale di Erdogan? Un'altra domanda, ricordava il professor Grassi che si lega a questa, ai primi 10 anni di Erdogan, ed era anche il periodo in cui la Turchia avrebbe dovuto entrare nell'Unione Europea. Io ricordo, all'epoca ero corrispondente da Bruxelles, ricordo l'aereo a Lussemburgo in un consiglio ministri degli esteri che girava sopra la nostra testa in attesa che scendesse, perché si dovevano mettere d'accordo su come sarebbe stato questo inizio di Turchia dentro l'Unione Europea, che ovviamente non è mai successo, non è mai decollato, eppure erano tutti lì a discutere. Allora, questi due legami, ambasciatore, a che punto siamo? Grazie molte e un caro saluto a tutti gli amici del panel, a lei, gli organizzatori dell'Osservatorio Turchia del CESPI. Ma l'impresa in cui si è lanciato il professor Guida con la pubblicazione di un'opera dedicata alla Turchia tra nazionalismo, identità e ideologia, è tanto più apprezzabile in quanto avviene in un periodo in cui il tema della Turchia è da un lato straordinariamente attuale e dall'altro straordinariamente controverso. Non a caso in questi ultimi tempi abbiamo assistito ad una fioritura di lavori più o meno interessanti sulla Turchia, ma il pregio di questo libro e di avere affrontato dal punto di vista storico particolarmente colto, e il professor Grassi ce ne ha reso bene dotti nel suo inquadramento, tutti i nodi che rendono questo paese così affascinante ma al tempo stesso così negativamente valutato. Ma siccome l'immagine negativa della Turchia è un dato di fatto, ma è un dato di fatto anche che essa è il frutto di una mancata conoscenza del paese, la lettura di questo libro
fornisce chiaramente la chiave per una più obiettiva valutazione, che poi è esattamente quello che il lavoro di uno storico dovrebbe proporci. Allora, io trovo in maniera molto appropriata, il professor Guida chiarisce fin dall'introduzione il nodo principale della società turca contemporanea, cioè l'esistenza di due Turchie, all'incirca numericamente equivalenti. Quella che sotto l'egida del presidente Erdogan celebra il 26 agosto la battaglia di Manzikert del 1071, in cui sconfitto l'esercito bizantino inizia la storia turco-musulmana in Asia Minore, e quell'altra che quattro giorni dopo, il 30 agosto, celebra la battaglia di Dunluppenar, in cui le forze nazionaliste di Atatürk, sconfiggendo gli occupanti greci, aprirono la strada per lo stabilimento della Repubblica nel 1923. Due Turchie, dicevamo, di cui il libro fornisce la storia politica e le chiavi interpretative della loro evoluzione ideologica, insieme con le principali trasformazioni sociali di un paese giovane, dinamico e in perenne trasformazione. Io ho avuto la sorte, nei miei 7 anni di missione ad Ankara, tra l'inizio del 2004 e la fine del 2010, di assistere alla graduale emersione di quella Turchia che si rifà alla battaglia di Manzikert. Però quella di Dunluppenar mi era ben nota fin dai tempi della mia prima missione in Turchia, tra il 1979 e il 1981, che Guida tratta nella parte del libro dedicata alla sinistra turca, a CHP di Ecevit e di successive evoluzioni, al nazionalismo curdo e di quella che egli definisce la Terza Repubblica, a partire dal colpo di Stato militare del 12 settembre 1980. E poi via via all'affresco finale dell'AK Party attraverso le sue vittorie elettorali, i fatti di Gezi Park, i rapporti con l'organizzazione di Fethullah Gülen e il tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016. Ma in vista delle elezioni presidenziali e parlamentari del 2023, se non verranno anticipate, dove Erdogan cerca di riprendere terreno, dal momento che sul piano interno ne ha perso parecchio, ha perso per via delle tante problematiche di politica interna che tutti conosciamo e che i giornali italiani non mancano di ricordare ogni qualvolta si parla della Turchia, per via della politica economica, anche quella problematica e portatrice probabilmente di futuri problemi, per via dei sondaggi elettorali secondo cui l'opposizione è in vantaggio, e quindi dove Erdogan cerca di riprendere terreno è sulla politica estera. Ora, la nostra moderatrice aveva accennato al Mediterraneo. Il Mediterraneo è un mare che alla Turchia obiettivamente è diventato stretto sotto la pressione di una molteplicità di fattori. Innanzitutto le pretese greche sulle acque territoriali, che non sono mai state veramente digerite, anche perché sono state il frutto di un pesante ridisegno geopolitico imposto dalle potenze vincitrici alla fine della Prima Guerra Mondiale. L'atteggiamento greco-cipriota, che disconosce le internazionalmente illegittime, certo, ma di fatto naturali rivendicazioni turco-cipriote. Le spinte egiziane e israeliane e l'antico sogno russo di collocarsi nel Mediterraneo anche grazie alle basi in Siria e in Libia. Allora, prendendo in qualche modo spunto dal modello siriano, Ankara cerca di mantenersi in bilico tra Washington e Mosca per affermarsi quale attore con cui comunque dover fare i giochi nel Mediterraneo, attraverso varie sfaccettature, quella economica per sfruttare le risorse energetiche che racchiude, quella religiosa per rafforzare la fratellanza musulmana in Libia dopo la sua sconfitta in Egitto, e quella politica con la contrapposizione tra il fronte
turco-catariota e quello saudita-egiziano. E di qui l'accordo del novembre del 2019 con l'allora primo ministro libico al-Sarraj per creare una zona economica esclusiva tra Turchia e Libia, ottenendo il monopolio di una porzione nevralgica del Mediterraneo orientale con i diritti di estrazione di petrolio e gas. Non sempre, infatti, io credo ci si è resi conto che la Turchia, se non fosse intervenuta in Libia, sarebbe diventata l'anello debole del Mediterraneo. E anche qui, come nel caso siriano, si è trattato di un'iniziativa mossa dall'interesse nazionale che consente ad Ankara un ruolo di primo piano negli assetti di pace che si vanno faticosamente delineando per quanto riguarda la Libia. Ma quando 15 anni fa abbiamo chiuso in faccia la Turchia, e qui ricordo quanto ci ha detto la nostra moderatrice sull'aereo che ha citato prima e che io vedevo dal basso perché ero appena arrivato, e abbiamo chiuso in faccia alla Turchia una porta alla quale bussava da quasi mezzo secolo. Non era difficile immaginare che avrebbe trovato un'alternativa sia in Medio Oriente che nel Mediterraneo, essendo entrambi i suoi sbocchi naturali. Gli interventi militari occidentali e le cosiddette primavere arabe in una regione per secoli ottomana hanno reso il Medio Oriente più instabile, ma anche la Turchia più nazionalista. E a ciò si aggiunge che parecchi milioni di turchi vivono regolarmente in Europa e non è concepibile che rimangano intrappolati in un contenzioso turco-europeo che non avrebbe ragion d'essere se non fosse motivato da considerazioni puramente elettorali. E allora questa ambivalenza europea ha inevitabilmente contribuito a rendere insicura la Turchia, che per la difesa dei suoi interessi nazionali e della sua stessa presenza mediterranea e internazionale, ha capito di non poter contare su una copertura europea, mentre invece per essa la partita libica rappresenta, dopo aver dovuto accettare in Siria la restaurazione di Assad, anche un'occasione di riaffermazione di un suo ruolo nel mondo arabo, cioè un recupero di quella cosiddetta profondità strategica perduta nel Medio Oriente e intesa a bilanciare nel Mediterraneo centrale l'asse antiturco a guida francese che si sta configurando nel Mediterraneo orientale. E in questo disegno ha bisogno della Russia, la quale non si tira indietro per ragioni di convenienza, e cioè per separare ulteriormente Ankara da un Occidente caratterizzato però dal disimpegno americano e dalla, ahimè, inconsistenza della politica estera europea. E allora prende spunto da queste considerazioni questa dottrina strategica turca denominata Patria Blu, Mavi Vatan, il cui obiettivo è di contenere le zone economiche esclusive greca e greco-cipriota, in particolare per quanto riguarda le isole a contatto con la Turchia. Basti pensare a Castellorizo, che dista 2 chilometri dalla costa turca e 6 ore di navigazione dal punto greco più vicino, che è Rodi. E di rivalutare quindi la propria piattaforma continentale, che Ankara sostiene vada misurata dalla terraferma. L'Anatolia ha una costa mediterranea di 1577 chilometri e non dal limite delle acque territoriali delle isole greche, anche perché per inciso la Turchia non ha mai aderito alla Convenzione di Montego Bay sui diritti del mare, quella del 1982. Tutto ciò a prescindere dal fatto che le isole greche del Dodecaneso sono state militarizzate in violazione del Trattato Italo-Greco di Parigi del 1947, quando noi le abbiamo cedute appunto alla Grecia. Allora, il contenzioso del Mediterraneo orientale ha una posta in gioco molto appetitosa e mette a rischio la pace tra paesi stessi della NATO, in particolare tra una Grecia sostituita dalla Francia
da un lato e la Turchia dall'altro. E si ripete in qualche modo la storia a cui abbiamo assistito nel 2004 per Cipro, quando il piano delle Nazioni Unite venne vanificato dai greco-ciprioti, nonostante la buona volontà espressa dai turco-ciprioti nel referendum, con il risultato di non risolvere la questione interna, se non attraverso una finzione giuridica, avallata comunque dall'Unione Europea, che oggi si ripresenta in tutta la sua pesante eredità. Cioè il fatto che sia stato riconosciuto il governo greco-cipriota come il governo di tutta l'isola. E in questa storia, sempre la Francia, ieri con Sarkozy e oggi con Macron, a capeggiare l'iniziativa antiturca. Si direbbe quasi che Parigi intenda rifarsi nel Mediterraneo orientale di quel che ha perduto come rendita di posizione sia in Siria che in Libia, dove ha sostenuto la parte apparentemente sconfitta. Le preoccupazioni turche sono accentuate anche per quanto concerne un altro fronte in grado di avere immediate ricadute all'interno dei suoi confini, perché infatti è la Siria attualmente il problema maggiore per la Turchia. L'obiettivo della creazione del Kurdistan per la Turchia è inaccettabile proprio per ragioni di sicurezza nazionale. Ed è proprio rispetto alla Siria che però si può apprezzare la maggior cautela di Mosca e Washington verso le istanze di Ankara rispetto all'Unione Europea, perché gli Stati Uniti hanno consentito la creazione di una parte, da parte turca, di una fascia di sicurezza al confine siriano, lunga 120 chilometri, larga 30, e che tale è destinata a rimanere più o meno nel futuro assetto siriano, favorendo lo sgombero delle milizie curde. E la Russia aveva ugualmente consentito, in cambio però di ogni, naturalmente, salvaguardia per Assad. Quindi entrambi i paesi hanno riconosciuto la legittimità delle esigenze di sicurezza della Turchia e rafforzato di conseguenza la posizione negoziale di Ankara in vista delle discussioni anche sul futuro costituzionale della Siria. Ora, di questo Mediterraneo su cui la Turchia ha messo gli occhi e non solo, elemento essenziale, oltre alla Siria e alla Libia, è anche il Maghreb e il suo entroterra africano, in particolare la Somalia, che vive in una situazione di permanente conflitto, ma dove la Turchia è l'unica potenza a sapersi sbloriare, come abbiamo visto nel caso della cooperante italiana rapita dai jihadisti. Ankara è consapevole dei rischi di destabilizzazione in Tunisia e in Algeria che le vicende libiche comportano. I suoi avversari sono chiari. L'Egitto, anche se, ha detto, dopo 7 anni sono ora cautamente ripresi i contatti bilaterali. Israele, con cui comunque non è mai venuto meno il contatto bilaterale. Arabia Saudita, Emirati e il risorto Assad in Siria, con cui bisogna fare i conti. Sullo sfondo l'ambiguità iraniana. E allora l'unico amico della Turchia apparentemente nell'area è il Qatar, che in cambio di massicci investimenti Ankara protegge militarmente. Quanto... Io per il momento, ambasciatore, la ringrazio perché, come giustamente lei sta disegnando un quadro assai complesso, molto come è in realtà quell'area così difficile e anche così ampio. E forse ritornerei un attimo all'aspetto, diciamo, più interno, ed anche lei ci ha parlato ampiamente di Erdogan, della sua politica internazionale, di queste zone esclusive che in effetti lì vediamo sempre di più creare dei problemi, soprattutto tensioni. Abbiamo visto anche quest'estate tra Grecia e con l'intervento della Francia. In qualche modo lei mi ha fatto pensare che la grandeur francese
passi a quella della Turchia, c'è quasi un fil rouge fra le due. Io direi che diamo anche, e magari ritorneremo sui temi con la parte che lei stava affrontando nelle domande successive, e andrei a chiedere a Valeria Giannotta, proprio su Erdogan, come ci diceva l'ambasciatore, la crisi economica, le guerre alle porte, anche il Covid, i migranti, che sono un altro tema, hanno messo a dura prova ovviamente Erdogan e anche forse il suo partito. È al tramonto, oppure, come ci ha descritto il professor Guida nel suo libro, dobbiamo ancora vedere co cosa riserva. Valeria Giannotta. Grazie mille Tiziana, innanzitutto volevo ringraziare tutti i panelisti, insomma abbiamo scelto i panelisti migliori, no? I più esperti che guardano e conoscono dall'interno la Turchia. Sembra che io faccia pubblicità, ma solo perché sono l'unica tra tutti noi che ha tra le mani il volume cartaceo di Michelangelo Guida, non perché io sia più fortunata, ma solo perché sono in Turchia e i servizi di cargo funzionano meglio, non ci sono problemi alle dogane. E quindi ho avuto modo di sfogliarlo. Una breve nota solo per dire che è un materiale fondamentale, no? Conoscendo anche il mondo accademico dall'interno, conoscendo anche la mentalità degli studenti, dei giovani turchi, ma non solo, il manuale di Michelangelo si erge a una vera e propria roadmap, no? Perché molte volte gli stessi turchi fanno fatica a cogliere l'essenza dei propri concetti, quindi lo spirito di identità, magari lo esprimono soltanto per connotazioni politiche o ideologicamente. Quindi un ben venga ancora una volta il lavoro del professor Guida, e dal mio punto di vista, lui diceva, avevo il grande dubbio quello di scrivere in qualità di straniero, comunque ospite di un paese, che a mio avviso permette di avere una, come direbbe Max Weber, una visione super partes, quindi la giusta distanza tra quello che si scrive e quello che insomma si sente. Ritornando a noi, insomma, giusto per chiudere il cerchio, si è parlato tanto di due Turchie, si è parlato tanto di un recinto stretto, di una prima Turchia e di un centro sociale che per lungo tempo è stato emarginato dal gioco politico. Si è fatto riferimento, e lo stesso manuale di Michelangelo chiude, si conclude con il riferimento alla KP di Erdogan. Una KP che è inevitabilmente cambiato nel tempo. Abbiamo fatto riferimento al primo decennio con un balzo sulla grande citazione del ventennio. Ecco, ad oggi noi siamo a 20 anni di gestione di Erdogan, un Erdogan prima primo ministro e oggi un Erdogan presidente della Repubblica all'interno di un pieno presidenzialismo. Il partito di Erdogan è cambiato nel tempo. Cambiando ha cambiato anche l'intero sistema politico in Turchia. Quindi i primi mandati del partito di Erdogan, la KP aveva le sembianze di un partito pigliatutto, dal forte spirito, quindi la forte tendenza o velleità liberale, che racchiudeva al suo interno diverse istanze, tra cui conservatori, nazionalisti, anche esponenti curdi. Col passare del tempo e con il rafforzarsi e il consolidarsi della posizione del partito di Erdogan all'interno del sistema politico turco, e quindi ottenendo delle posizioni sempre più dominanti, legittimate anche dai grandissimi trionfi elettorali e referendari, la KP ha assunto diverse sembianze fino ad essere ad oggi un partito completamente diverso da quello fondato nel 2002, abbarbicato più su istanze conservatrici e nazionaliste. L'abbiamo visto prima delle elezioni del 2018, che hanno dato via al sistema presidenziale, quando di fatto Erdogan è entrato in coalizione, in alleanza con il blocco nazionalista. E questo forte riferimento alla nazione, all'orgoglio di essere turco, il riferimento alla bandiera. E mi ricollego a quello che diceva giustamente l'ambasciatore Marsile prima, lo vediamo anche sui file di politica regionale e politica internazionale. Tant'è vero che per capire come la Turchia si posiziona nelle diverse questioni regionali è opportuno capire cosa succede internamente nel paese. Quindi sono due livelli di analisi che si sovrappongono.
E questo riferimento alla forza della Turchia, alla grande Turchia, all'importanza dell'essere turchi, all'importanza della nazione, quindi Mavi Vatan, o all'importanza dei martiri turchi morti nei vari scenari di guerra, come può essere la Siria, è utilizzata a livello strumentale da Erdogan per consolidare il supporto del suo partito. È stata utilizzata, insomma, nelle diverse campagne in Siria, quindi nei diversi blitz in Siria, è stata utilizzata anche nelle diverse, nella campagna in Libia, no? Come la Turchia si è sentita legittimamente chiamata in causa a intervenire per questioni storiche, comunque di lignaggio storico e di orgoglio storico. E quindi sostanzialmente oggi il riferimento alla nazione è molto più visibile e più dominante rispetto al passato, però è un riferimento alla nazione che internamente non sta pagando in termini di consensi. Ad oggi il partito di Erdogan sta raggiungendo i minimi storici, insomma gli ultimi sondaggi parlano di un HP fortemente indebolito. Ricordiamo che il partito, cioè io lo chiamo il partito di Erdogan perché è un partito altamente carismatico, cioè probabilmente non ci sarebbe HP e partito della giustizia e dello sviluppo senza Erdogan, quindi è un partito fortemente carismatico e fortemente indebolito, tant'è vero che alle fratture interne di un paese altamente polarizzato su linee tradizionali che appunto ha ben descritto il professor Grassi e il professor Guida prima, si sono aggiunte ulteriori fratture, quale ad esempio la frattura economica. E il grande problema di oggi, della Turchia di oggi, è che se in un primo momento Erdogan e il suo partito hanno fatto combinare due centri, quindi quel centro politico e il centro sociale che per lungo tempo è stato emarginato, ad oggi assistiamo a un ulteriore scollamento di questo centro, quindi un centro politico dominato da Erdogan e i suoi, e la sua cerchia ristretta, e un centro sociale che, seppure in passato ha sostenuto Erdogan ed è stato il principale bacino d'utenza per quanto riguarda il supporto popolare di Erdogan, oggi si sente, non ti dico tradito, ma in una situazione di sofferenza, proprio perché è quella base popolare che sta risentendo molto di più del crollo della lira, dell'innalzamento dei prezzi, della forte inflazione, dei tassi di disoccupazione. Quindi al momento c'è questo grande malcontento che io riscontro appunto quotidianamente, quindi un malcontento anche relativa alla gestione, quindi Erdogan che ha in mano tutte le redini del potere, che con i decreti di mezzanotte sancisce l'uscita dalla Convenzione di Istanbul, la rimozione dei vertici della Banca Centrale o dei loro vicepresidenti con degli scossoni comunque di una certa gravità per quanto riguarda non solo la tenuta interna, ma soprattutto la credibilità del paese sulle piazze internazionali. Quindi siamo a questo punto, un Erdogan certamente indebolito, con un partito certamente indebolito, un Erdogan che però mira ad arrivare al 2023, anno che segna il centenario della fondazione della Repubblica di Turchia, e mira ad arrivarci in gloria. Già Erdogan ha superato Atatürk per quanto riguarda la permanenza al potere e mira appunto a superare Atatürk, il fondatore della patria, anche per quanto riguarda l'immagine della Turchia. Quindi la visione di questa Turchia, la cosiddetta Yeni Turchia, la nuova Turchia, è quella molto più conservatrice, che si rifà a distanze, se vogliamo, islamiste e conservatrice, e mira a forgiare una nuova generazione, quindi di giovani turchi molto più impregnati di valori tradizionali e conservatori. Senza però considerare che la maggior parte di questi giovani turchi, faccio l'esempio dei miei studenti universitari, che sono cresciuti e sono nati con Erdogan, si sentono disillusi nella maggior parte dal potere di Erdogan, perché appunto sono la generazione Erasmus, sono coloro che ricevono i costanti input dei social media, hanno iniziato a viaggiare e sono in grado di produrre un pensiero proprio, no? Molte volte sono anche disillusi e mi dicono: io non vado a votare perché tanto so che alla fine il mio voto non cambia niente. Ecco, partendo da questi presupposti, certamente poi ci sono tutte le questioni di maturità democratica del paese, di equilibrio dei
vari poteri all'interno dei vari poteri tra esecutivo, giudiziario e legislativo, ma vi è il grande dubbio che Erdogan, seppur indebolito, non lascerà il potere facilmente. Tant'è vero che si sta già parlando di riscrittura della Costituzione, quindi il blocco della KP in alleanza con i nazionalisti hanno avviato i lavori per riscrivere la Costituzione, che ricordiamo è ancora la Costituzione comunque della giunta militare del 1980, seppure ci siano stati dei cambiamenti e degli ammodernamenti. Si sta parlando ultimamente di abbassare la soglia di sbarramento per le elezioni dal 10% al 7%, quindi insomma vi è una sorta di preoccupazione anche all'interno delle file di Erdogan per riuscire a mantenere come dire, la sedia sotto le gambe sotto al tavolo, e non si esclude, a mio avviso, non si escludono dei nuovi scontri, comunque delle nuove prove di forza a livello regionale, proprio perché il richiamo della bandiera e comunque funge da collante interno per riconsolidare il potere. Io mi fermerei qui, lasciando poi la parola, non so, al pubblico o a un altro giro di interventi. Sì. Grazie Valeria. Giannotta, appunto, anche per questo quadro interno, insomma, da quello che ci dicevi, anche un po' da quello che si evince da alcune parti dall'ultima parte del libro del professor Guida, questi giovani, questa società turca poi non è così diversa da quella che è alla fine in ogni paese, in qualche modo. E dobbiamo riconoscere che la disillusione politica sta un po' in tutti i paesi, come stiamo vedendo anche per quanto riguarda l'Italia dalle amministrative, con questo calo così forte dell'affluenza alle urne. E cioè, sì, certo, professor Grassi, sono d'accordo con lei sulla disillusione della politica. E io volevo sapere se ci sono, ovviamente, e invito chi ci sta seguendo online e i partecipanti a fare delle domande ai nostri ospiti, ai nostri panelist di questo evento, altrimenti comunque io una domanda intanto al professor Guida, in attesa di vedere nella nostra chat, non ci sono domande, vedo il dottor Frigioli ci scrive, e io la domanda per ritornare all'inizio, in qualche modo anche legarmi a questo che abbiamo detto. La politica non è staccata dalla cultura, lei scrive, professore e professor Guida, e tanto è vero che suggerisce scrittori intellettuali ai suoi studenti. Magari un modo per recuperare un po' di fiducia anche nella politica sarebbe bello, lo so, parlo ad esperti di settore, anche degli studiosi del mondo della politica, magari, non so, anche un po' di cultura farebbe bene alla politica per recuperare un pochino di fiducia. Che dice, professore, dov'è che magari si potrebbe anche inserire questo aspetto? Io ho cercato di fornire delle magari la politica, appunto, può sembrare soprattutto ai giovani molto noiosa, difficile da capire, no? Oppure che non risponda ai bisogni della società, o in particolare ai bisogni dei giovani. E Valeria in realtà faceva notare che poi è una realtà che nei sondaggi che vengono pubblicati negli ultimi mesi è molto chiaro che c'è appunto questa generazione Z che si sta allontanando dalla politica. In realtà, nonostante il fatto che in Turchia con profonda distaccandosi molto dal trend italiano, che effettivamente un 30% di partecipazione è veramente inquietante, direi, però in Turchia la partecipazione alle elezioni, sia da parte della popolazione adulta che da parte della popolazione giovane, comunque si mantiene sopra gli 80%, quindi sia nelle elezioni locali che nelle elezioni nazionali la partecipazione è molto molto alta. Però comunque, diciamo, dagli anni 80 in poi c'è stata una depolitizzazione della politica in Turchia. Questo è un fenomeno
internazionale, un fenomeno globale, ma anche un fenomeno della Turchia. Insomma, è stato citato negli interventi precedenti più di una volta, insomma, il colpo di Stato del 1980, che aveva come proprio suo obiettivo quello di allontanare i giovani dalla politica. Ora, appunto, il mio tentativo era anche appunto di fornire gli strumenti alternativi, appunto, attraverso la letteratura. Insomma, in italiano sono state tradotte poche cose della letteratura turca, che è una letteratura abbastanza interessante. Insomma, tutti conoscono Orhan Pamuk, infatti, diciamo, io lo ricordo come esponente del liberalismo in Turchia, perché insomma comunque è un autore liberale e diciamo molte delle sue opere sono profondamente interessanti per capire appunto questa Turchia molto variegata. Per esempio c'è Neve, no? Che è appunto scritto nella seconda metà degli anni 90, appunto che ricorda questa, non so se vi ricordate, ma insomma i dialoghi di Neve, dove c'è proprio l'incapacità delle persone di comprendersi l'una e l'altro, cioè di persone che appartengono a mondi diversi. Negli anni 90 si discuteva molto di laicismo, appunto di laici e conservatori che parlano ma non si comprendono. Molto spesso usano anche, non so nella traduzione italiana quanto questo sia chiaro, ma insomma usano per esempio le stesse parole ma senza capirsi l'uno con l'altro. Ecco, professore, vedo una domanda nella chat che viene invece da Paola Vigna, quindi dai nostri ascoltatori, diciamo, per me sono ascoltatori, ma quelli che ci stanno seguendo, insomma, il nostro pubblico. I due relatori che sono in Turchia possono dirci qualcosa sulla condizione del sistema giudiziario turco? Chi, Valeria Giannotta, da quello che sono due, mi sembra, cioè lei, professor Guida, e Valeria Giannotta. Magari rispondete rapidamente, cioè il tema mi sembra molto ampio, rapidamente sarà difficile. Ma proprio due parole per dire che siamo all'interno di un sistema presidenziale con un fragilissimo sistema di check and balance, quindi al vertice di tutto c'è Erdogan che tende a controllare qualsiasi sfera della vita pubblica in Turchia, incluso il giudiziario, per cui insomma le conclusioni arrivano un po' in automatico, ecco. Professor Guida. Io mi aggiungerei anche un'altra cosa, sicuramente quello che dice Valeria è giustissimo, cioè c'è questa presenza in tutti gli ambiti ora, della vita pubblica, insomma anche l'università, il sistema giudiziario, dove c'è questa presidenza molto ingombrante, no? Che impedisce un po' l'autonomia da parte di tutte le forme, diciamo, tutto l'apparato statale e della società civile anche. Però in realtà, appunto, con il disgregarsi diciamo, del consenso intorno all'ACParty, che diciamo, è molto veloce questo disgregamento, in realtà anche la burocrazia e quindi anche il sistema giudiziario si stanno un poco liberando e diventando più autonomi. Era molto interessante 2 giorni fa il leader dell'opposizione, Cristarolo, che chiedeva alla burocrazia, a partire da oggi, dal 18, di essere indipendenti, altrimenti saranno tutti responsabili quando il regime di Erdogan finirà. Era molto interessante e questa disgregazione si inizia un po' a vedere. Quindi sarà interessante da seguire nelle prossime settimane. Ecco, vedo un'altra domanda, forse che viene da Rocco Luizzi e la rivolgerei intanto all'ambasciatore Marsilio, penso la veda anche lei sulla chat, ma gliela leggo. La Turchia sta esportando il proprio modello culturale in Africa, soft power. Pensate che ciò possa avere un seguito, potrebbe divenire nel prossimo futuro un elemento egemonizzatore in grado di controllare le risorse di un numero importante di paesi africani?
Ecco, una domanda anche l'altra che mi dice, che era quella che poi volevo fare Angelo Cangero magari, ed è quali le prospettive future di Erdogan continuerà il potere, che era un po' quella che concludeva anche il nostro incontro. La rivolgerei a tutti, partiamo quest'ultima con l'ambasciatore Marsili, calcolando che abbiamo 10 minuti in tutto. Ambasciatore, il microfono è spento, no? Non la sentiamo. No, per quanto riguarda l'Africa, certamente la Turchia ha promosso una politica africana molto, molto rilevante, ormai da circa 12 anni, e l'ha portata avanti gradualmente, prima praticamente creando un'ambasciata in quasi tutti i paesi africani, cosa che ben pochi paesi hanno. Normalmente anche l'Italia tiene un'ambasciata che vale poi per 3 o 4 paesi. Poi facendovi arrivare la Turkish Airlines, che arriva, è una compagnia che arriva quasi dappertutto in Africa, partendo da Istanbul. E poi con viaggi, visite, proprio in questi giorni, in queste ore, il presidente Erdogan si trova in Africa. Ci sarà un simposio turco-africano in dicembre. Quindi c'è una politica africana molto forte. E questo quindi naturalmente significa che la Turchia è interessata a sviluppare un rapporto economico con il maggior numero possibile di paesi africani e politico con molti dei paesi africani che sono in qualche modo like-minded, quindi siano paesi tendenzialmente musulmani o prevalentemente musulmani. Quindi io credo che per quanto riguarda il futuro ci saranno molte convergenze tra la Turchia e i paesi africani, di cui bisognerà tenere conto, anche se non credo che si arriverà a quelle forme di penetrazione che per esempio ha portato avanti la Cina. E per ambasciatore, per il futuro... Ambasciatore, il futuro, che dice Erdogan, elezioni presidenziali 2023, così chiudiamo con questa domanda un po' per tutti, una previsione, direi, se possibile, siamo ancora, però insomma... Questo io credo sia molto difficile riuscire ad anticipare la previsione di un risultato che è veramente infieri. Molto dipenderà, siccome si tratta... In un certo giorno del 2023, se non vengono anticipate, si voterà sia per il presidente che le elezioni legislative. Dipende molto quale sarà il candidato dell'opposizione. Innanzitutto se vi sarà un solo candidato dell'opposizione, perché quello sarà una cosa importante. Probabilmente sì, l'opposizione sembra che si stia mettendo d'accordo sull'idea di abolire, nel caso in cui vinca, la Repubblica presidenziale, il sistema presidenziale, tornare alla Repubblica parlamentare, e a quel punto allora il candidato per la Presidenza della Repubblica potrebbe essere l'attuale leader del CHP, Kılıçdaroğlu, e il candidato a primo ministro, che poi sarà la persona che veramente tiene il potere, come c'era una volta, diciamo, prima della Repubblica presidenziale, che dovrebbe essere la leader dell'IPARTI, del partito di centrodestra, Meral Akşener. Mettendo insieme queste due forze, se la parte curda accetterà di sostenerle senza presentare propri candidati, è possibile che ci sia una vittoria dell'opposizione. Ma come diceva Valeria Zannotta, in questo momento le cose stanno tutte nelle mani di Erdogan, che non è molto disponibile a lasciare il potere. Grazie ambasciatore. Una battuta a professor Grassi: secondo lei questo futuro, una sua opinione? Io sono ovviamente del tutto d'accordo con quello che ha detto l'ambasciatore Marsili. Questo è lo scenario più presumibile. Posso aggiungere che è altrettanto presumibile purtroppo che ci siano rinnovati momenti di tensione. Mi permetta di chiudere comunicando che l'ambasciatore Marsili è sottoscritto, facciamo parte di un think tank
il nodo di Gordio che pubblica anche una rivista e che anche Valeria Giannotta ha frequentemente collaborato con il nodo di Gordio, e quindi faccio anche quasi un pubblico invito a Michelangelo Guida a entrare organicamente in rapporto con noi, perché appunto ci può sempre dire cose molto utili e molto serie, perché seguiamo sempre molto attentamente le vicende della Turchia e di quell'area, quindi continueremo a seguirlo con attenzione e con trepidazione. Grazie, professor Grassi, conosco bene il nodo di Gordio, vi seguo anche lì, ho avuto modo di ascoltare convegni. E io Valeria Giannotta, su questo mi sembra che hai già detto, diciamo la sua. Allora, a meno che non vuoi aggiungere qualcosa sul diciamo futuro eventuale di Erdogan al potere o quello che succederà con le presidenziali, e se vuoi aggiungere qualcosa su questo. No, io penso che insomma ne vedremo delle belle, sarà un periodo super interessante, è già iniziato un po' come ha detto Michelangelo, e per cui avremo tanto da lavorare. Immagino che la squadra vincente non si cambia, l'Osservatorio Turchia è insomma il principale promotore del monitoraggio delle dinamiche turche, e appunto a questo tavolo ci sono i maggiori esperti, e chissà mai che potremmo creare nuove sinergie insomma in certo futuro. Le sinergie sono sempre interessanti. Professor Guida, lei ci ha presentato il libro, che comunque finisce su Erdogan il suo partito, la capa. Allora, la sua previsione, perché non solo la storia, lei ci ha fatto la storia per farci capire il presente, no? Sì, ma in realtà, come Valeria e l'ambasciatore sottolineavano, non è molto facile fare una previsione. Appunto, come diceva l'ambasciatore, molto dipende anche dal candidato o dai candidati dell'opposizione. Anche perché diciamo i sondaggi danno la parte in forte perdita, ma non, questi voti non si spostano verso i partiti di opposizione, ma in realtà si spostano verso la categoria degli indecisi, che potrebbe appunto scegliere di non votare o appunto poi di ritornare indietro in base al numero dei candidati. Non condivido le paure di un Erdogan che non voglia lasciare il potere, perché diciamo sarebbe una scelta profondamente sbagliata e profondamente difficile, perché comunque Erdogan è rimasto al potere fino ad oggi perché ha un larghissimo consenso. Senza questo consenso gli sarebbe impossibile agire, e secondo me diciamo probabilmente questo periodo si chiuderà così come è iniziato nel 2002, cioè che la coalizione prima delle elezioni del 2002, dove c'era anche il Partito Nazionalista, che adesso è in coalizione con l'AK Party, cerca di fare un colpo di mano, un colpo di teatro, e questo colpo di teatro poi è fallito completamente, tanto è vero che poi il partito è rimasto fuori dal Parlamento, e oggi probabilmente per salvarsi il Partito Nazionalista a un certo punto staccherà la spina, probabilmente prima del 2023 staccherà la spina a questo governo, che poi porterà probabilmente a una trasformazione, una nuova trasformazione, una elettante trasformazione della politica turca. Io direi che ci fermiamo qui proprio sulla trasformazione della politica turca, in maniera che, come ci diceva il professor Guida all'inizio, ci sarà anche un seguito del libro, quindi che rimane un libro dinamico, visto che abbiamo presentato il suo manuale Turkish Politics. Ringrazio tutti i partecipanti a questo evento online. Grazie a tutti per essere stati qui, siamo nei tempi, chiudiamo alle 18 e avremo occasione probabilmente di rivederci per continuare a discutere della politica turca, visto che le elezioni forse, come avete più o meno tutti quanti detto, saranno in anticipo. Allora, grazie e buona serata.
a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie. Ancora complimenti a Michelangelo Guida, veramente grazie del suo lavoro. Complimenti veramente forti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie molte.